Ciao Giulio. Ciao Nicla. Oggi si discuterà di Dio con te. E a partire sostanzialmente da un tuo libro uscito per Longanesi, Senza Dio, del buon uso dell'ateismo, che è uscito nel 2010, siamo alla terza edizione, il libro è disponibile in ebook. Tu sostieni sostanzialmente che l'agnosticismo non ti basta più. Cioè, preferisci chiamarti ateo. Ma ateo significa, secondo te, che riesci a mostrare che non ci sono buone ragioni per credere che Dio esista? È una domanda difficile che scava proprio nella genesi di questo libro. Questo libro è una specie di coming out, non in chiave del costume o dei propri gusti sessuali, ma diciamo così dei propri gusti morali, filosofici, estetici. Riguarda come viviamo e come vorremmo vivere in altri termini. Ed è un esperimento mentale, cioè l'esperimento consiste nell'immaginare una vita senza Dio, appunto, cioè una vita in cui il riferimento a Dio non è predominante, il riferimento a Dio non impregna più il nostro modo di fare scienza, di fare arte, di fare politica. Secondo alcuni non è possibile, per i cosiddetti atei devoti, per esempio, è necessario un Dio come cemento sociale, anche se uno non ci crede. Mi sembra una posizione, quest'ultima, fortemente ipocrita. E anche riducente la validità stessa della fede, perché se uno ci crede veramente avrà un certo fastidio a sentire dire che Dio è ridotto a un cemento della società, a un garante dell'ordine sociale, alla base di una moralità, perché lo specifico della fede viene meno. Allora, questo mio libro non è tanto rivolto contro coloro che hanno una fede, se sono felici con questa, sono a mia volta felice per loro. Questo libro è rivolto contro l'uso di Dio come fondamento della morale, della politica, della scienza, insomma come garanzia ultima della sensatezza di qualunque nostra attività. Mentre io ritengo che noi possiamo dare un senso al mondo senza bisogno di tirar fuori necessariamente Dio. Ho una domanda sull'etica e una sulla scienza. La prima sull'etica, ma già Platone ci aveva mostrato chiaramente che non è possibile giustificare l'etica appellandosi a Dio. Perché continuiamo, diciamo, a voler infarcire l'etica, che è una disciplina sostanzialmente filosofica, con invece dei principi religiosi? Intanto direi che Platone però in questo è molto ambiguo. Difende nell'Apologia e in altri suoi bellissimi dialoghi l'attività di Socrate, che è quella di uno che non fonda l'etica. Il fondamento dell'etica è nella pratica dell'etica, non c'è nessun bisogno di fondarla su qualcosa d'altro. Però bisogna tenere presente che Platone è anche l'autore delle Leggi, in cui condanna gli empi, che mette sullo stesso livello dei pazzi, condanna gli empi sono quelli che non credono agli dèi della città. Ebbene, costoro sono messi in una casa di rieducazione, come i folli, se 5 anni non bastano per rieducarli si ammazza. Quindi l'ateo viene segregato, rieducato, e se la rieducazione non funziona lo si elimina. Questa visione delle Leggi di Platone, secondo me, porterebbe molta acqua al mulino di Karl Popper, che diceva che Platone è stato il grande pensatore del totalitarismo. E quindi la mia risposta alla tua domanda... Non solo sotto questo profilo, anche sotto ben altri profili. Sì, ma questo secondo me è terribile, perché poi da questo che scendono molte altre, diciamo così, opzioni politiche di Platone. Ora, questo naturalmente è qualche cosa, a mio avviso, che intralcia potentemente intralcia la libertà intellettuale. E la libertà intellettuale, nel senso più ampio del termine, è alla base tanto dell'esperienza estetica quanto dell'esperienza scientifica.
Circa l'esperienza scientifica, in Italia negli ultimi anni, adesso si è un po', diciamo, affievolita questa polemica, a parte alcuni, sollevata da alcuni individui con filiazioni strane o, tra virgolette, patologie strane. A un certo punto è arrivata la polemica che c'era negli Stati Uniti tra creazionisti e evoluzionisti. Ma secondo te non è stata strumentalizzata e gonfiata in Italia sia per scopi, diciamo, politici o per scopi meramente editoriali? Scrivo quel libro lì per vendere di più. C'era effettivamente, c'è questa polemica in Italia oppure no? Io sono d'accordo con il mio caro amico Edoardo Boncinelli, fisico poi passato alla biologia, tra l'altro uno dei nostri maggiori specialisti di biologia evolutiva. Sono d'accordo su un punto soprattutto, che per molte persone capire bene Darwin è un problema ancora oggi. Accettare che l'evoluzione del vivente sia sostanzialmente filtrata dal caso, o parlare brutalmente di selezione naturale dovuta alla pressione ambientale, oggi sconcerta non pochi ben pensanti, come succedeva ai tempi appunto in cui Darwin scriveva L'origine delle specie e l'origine dell'uomo, o ancora Lord Bertrand Russell faceva proprio il darwinismo per svincolarsi da una concezione provvidenzialistica del mondo. Assistere alla fine della provvidenza, alla fine di un disegno intelligente, per riconoscere invece il gioco delle forze che plasmano nella natura le forme viventi, e questo è un trauma molto forte. Forse paragonabile al trauma che si è provato quando si è constatato che la Terra non era più ferma al centro dell'universo, ma era un pianeta che girava intorno a una stella, il Sole, e poi neanche una stella di primissima grandezza, diciamocelo pure. Rinunciare all'antropomorfismo, all'antropocentrismo, alla speranza che la natura sia retta da un Dio che lavora come un buon orologiaio, e questo è evidentemente per molti difficile. E questa forse è la ragione per cui sono emersi nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, molti librettucci piuttosto bassi, secondo me, intitolati L'errore di Darwin, perché siamo contro Darwin, e Il peccato darwiniano. Ecco, si tratta di libri, secondo me, che hanno una consistenza scientifica. Anche uno sulla moglie di Darwin. Adesso ne verrà fuori anche uno sulla moglie di Darwin. Ora, io penso che il modo migliore per capire Darwin sia capire che cos'è l'evoluzione oggi. Andare avanti in questo grande laboratorio a cielo aperto che è il mondo, dove continuiamo a saperne di più circa la comparsa dell'uomo, circa l'emergenza di quello che ci pare specificamente umano, sull'origine del linguaggio, sulla evoluzione darwiniana della stessa cultura e non soltanto della natura, per usare una bella immagine di Luca Luigi Cavalli Sforza. Questo è il modo serio. Scusa se ti interrompo, il concetto di natura non viene usato e abusato, ad esempio viene usato in un certo modo e collegato a Dio creatore della natura quando ci conviene. Mentre poi quando ci viene detto chi è che studia la natura? Beh, sostanzialmente sono le scienze, perché sono le scienze che ci dicono che cosa sono le leggi di natura, no? Se queste esistono. Ecco, allora c'è qualcosa che non va più bene. Allora poi anche poi la stessa Chiesa cattolica inizia a dire, non so, certi comportamenti umani come l'omosessualità sono contro natura. Ma non si gioca un po' troppo con questa natura? A me sembra che stia facendo un uso ideologico della natura come una volta si faceva uso ideologico di Dio. Bollare certi comportamenti come contro natura è semplicemente una stupidaggine. Qualunque comportamento umano, anche il più orribile alla luce di certi valori, è naturale perché è consentito dalle leggi di natura. Quando poi alcuni giuristi tirano fuori ancora il trucchetto del diritto naturale per dire che ci sono alcune forme di vita che sono meglio di altre,
per esempio la famiglia monogamica eterosessuale meglio di una serie di unioni libere, di una famiglia omosessuale, eccetera, eccetera, dicendo che una è naturale e tutte le altre no? Non si rendono conto, tra l'altro, di quanti siano i modi di declinare il sesso nella natura. Se andassero a vederli scoprirebbero che la loro è di nuovo pura chiacchiera. Direi una chiacchiera che io trovo anche riprovevole, perché non è una chiacchiera solo per passare il tempo, ma è uno strumento usato per discriminare cittadini e cittadine in modo da renderle di seconda classe. E non sanno neanche, cioè quando uso il termine natura in questo senso, non conoscono neanche il significato, diciamo, contemporaneo di natura, che si è evoluto nel corso dei secoli, ma adesso abbiamo un concetto, diciamo, più forte e definibile, con condizioni necessarie e sufficienti dalla scienza in modo autorevole. Le ultime due domande brevissime. Tu parli di questo tuo ateismo come un nuovo illuminismo, prima domanda, no? Che è una difesa rispetto al dispotismo. Seconda domanda brevissima e risposta brevissima. Dici che questo ateismo non dogmatico, per riprendere il discorso con cui si era iniziati, è utilizzabile perfino da quel credente stanco dei vari fondamentalismi furibondi e furiosi ormai. Sì, io penso a una formula... Tra parentesi, che con fondamentalismi non ci riferiamo ovviamente solo all'Islam, ma a ogni tipo di fondamentalismo religioso. Beh, intanto bisogna dire una cosa, un ateismo, come lo chiamo io, metodologico o non dogmatico, non è un ateismo che dice ho trovato la prova che Dio non c'è, da oggi siamo tutti più contenti. Né tantomeno un ateismo che mira a imporre i propri punti di vista attraverso forze coercitive. Prima cosa da dire. Seconda cosa da dire è che un ateismo metodologico è appunto un modo di vivere come se Dio non ci fosse, o prescindendo da Dio, o prescindendo da coloro che pretendono di importi i loro valori in nome di Dio. Questo è il senso poi dell'operazione. Sotto questo profilo arriva la questione del fondamentalismo. Questa forma di ateismo è proprio una difesa dal fondamentalismo di qualsiasi marca. E non agitiamo di continuo questo spettro del fondamentalismo dell'Islam, perché il fondamentalismo nasce proprio con questa parola nel contesto del cristianesimo, in particolare del cristianesimo protestante, soprattutto americano, quello per intenderci dei cosiddetti reborn o newborn Christians, e più in generale quell'atteggiamento che in qualunque religione definisce dei fundamentals che non si possono toccare, che sono intoccabili. Allora c'è anche un fondamentalismo cattolico, certamente, c'è anche un fondamentalismo islamico, anche se nessun islamico accetterebbe questa locuzione riferita a se stesso. Contro questo fondamentalismo io ritengo che sì, bisogna tornare all'illuminismo. Io non parlo nemmeno di nuovo illuminismo, perché a me piace quello vecchio. Piace soprattutto quello che si chiama illuminismo radicale, quello di Spinoza, per esempio, quello di Diderot, quello del Marchese di Sade. Uno può dire, ma Sade quant'era cattivo, quanti delitti teorizza, quante violenze, per esempio. Già, lui le teorizza e le descrive nei suoi romanzi. Alcuni custodi della moralità, vedersi per esempio i vari preti pedofili e coloro che li hanno coperti e continuano a coprirli, invece li fanno. Questa è la piccola differenza dal povero Marchese di Sade. Ecco, allora, questo tipo di illuminismo rappresenta per me una delle stagioni più alte e più profonde della filosofia. Questa è una cosa tranquillamente capita, almeno nelle alte sfere della ricerca, nei paesi di lingua inglese, di lingua tedesca e ovviamente in Francia, dove ci si richiama abitualmente ai grandi illuministi. Però attenzione,
Da noi è invalsa una tendenza a denigrare l'illuminismo e in questa non santa alleanza si ritrovano insieme tanto vecchi scampoli del marxismo quanto pensatori, si fa per dire, cattolici, che sono specialisti nel tirar fuori qualche pettegolezzo su Locke piuttosto che su Rousseau, piuttosto che su Voltaire, per dire: ecco, vedete, gli illuministi in realtà erano dei buoni borghesi. Beh, che pensavano solo al loro egoismo. Sappiamo che sono fallacie logiche, l'argomento contro la persona è una fallacia logica. Ma Nicola, tu ti aspetti da certi cosiddetti pensatori catto marxisti che usino la logica? Io no. Grazie Giulio.